abbiamo cercato di dare un percorso a una cosa che a un dono che io non ho, che è la sintesi, perché Ugo è un mare magnum di cose e se non riesci a dargli un percorso, così come ha dovuto fare credo lei per il suo film documentario 10 anni fa, rischi di non finire più e di perdere un filologico. Quindi insieme a Mimmo Verdesca abbiamo dato una cronologia dove cercheremo di dividerci un po' in raccontare delle cose, in analizzare altre con dei filmati e con della memoria. Sì, diciamo che il tentativo sarà quello di raccontare, e non è semplice perché la figura di nostro padre è veramente ricca di tanti aneddoti, di tante curiosità, di tante storie interessanti, però insomma più o meno io l'ho fatto con il mio film anni fa e Gianmarco, custodendo la memoria di nostro padre da anni, tenendo i materiali, gli archivi, eccetera, è quello che poi in realtà ne sa più di tutti. E, insomma, insieme cercheremo semplicemente di raccontare un po' com'era nostro padre. Io l'ho fatto attraverso un film, lui lo sa fare meglio di me, parlando, perché è più bravo Ma solo, no, a solo stare perché davanti sono a un Logorroico. pubblico. No, perché lui ha la capacità di stare davanti a un pubblico e di intrattenere molto più di me. Però, insomma, Non è cercheremo di vero, ce l'ha anche lei, aiutarci. solo che fa, gli piace stare Non è vero, non è vero. dietro. Infatti io ho scelto di stare dietro la macchina da presa, loro davanti, perché ci sarà. Però, insomma, insieme poi anche punzecchiandoci sui ricordi, è vero, non è vero, esce sempre un quadro molto affettuoso e spesso anche divertente di nostro padre. Lo facciamo con tanto amore, quest'anno in particolar modo perché appunto è il centenario e ci è stata data la possibilità di ricordarlo, e lo facciamo sempre Sì, con tanta sincerità. io dico sì. Quanto pesa il cognome Tognazzi per voi personalmente e ancora oggi per il mondo cinematografico? Non è un peso, è un grande privilegio ancora, che ci inorgoglisce sempre e ci spinge, credo di poter parlare anche per Gianmarco, a voler fare sempre bene. È un po' come una ditta di famiglia, no? È come quando uno tramanda un ristorante e spera che i figli continuino a mantenere quel ristorante con un certo status, altrimenti è peccato, si mangiava benissimo lì, adesso fa schifo. Ecco, noi un pochino cerchiamo Di di far fare in mangiare modo dignitosamente. che la gente di oggi che viene a mangiare nei nostri ristoranti non dica peccato, si mangia malissimo. Insomma, ho fatto un esempio un po' stupido. No, invece pensa che è un esempio che. Interessante? Lo Porca possiamo miseria. riproporlo? Questa me la rivendo. Pensa che non la saprei ridire? No, neanche io, però meno male che è registrata. E poi ce la dai perché così uno Copyright. memorizza. E Però insomma non peso. è un peso, però vai. No, 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 è una battuta, se no poi uno dice, polemica. No, a noi non pesa, a me ogni tanto a forza di sentirlo domandare mi sono chiesto se non pesa agli altri, ma è una battuta. Chiaramente crescendo nella vostra infanzia ci sono questi ritrovi a casa di grandi nomi del cinema che consideriamo maestri. Queste frequentazioni hanno un po' influenzato i vostri gusti da spettatori verso un cinema più autoriale o no? A me personalmente sì, però in età. Oh, che devo dire? A me personalmente sì, però in età avanzata, cioè attraverso proprio lo studio del cinema, che per me è arrivato in un'età adulta, perché da piccola non mi interessava, non mi piaceva, non vedevo neanche tanti film. Quando ho iniziato a lavorare e quindi a studiare contemporaneamente il cinema, mi sono ricordata innanzitutto di alcune personalità che noi abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere e di vedere. Certo, io ero veramente molto piccola, però alcune personalità, Marco Ferreri per dirne una, Monicelli. ma Monicelli, ma non solo registi, anche Benvenuti e De Bernardi, insomma, tutta una serie di persone che abbiamo avuto la fortuna di frequentare, seppure in età piccolissima, hanno non influenzato, però indubbiamente mi hanno portato ad amare un certo tipo di cinema di quegli anni e a capirlo in un'età veramente avanzata, cioè quando l'ho cominciato a fare e l'ho cominciato a studiare. Non so per Gianmarco. No, per me è un po' il contrario, nel senso che
di Ugo ho sempre ammirato questa sua trasversalità, cioè andare dal regista sconosciuto a, o dal film folle o piccolo o grande, e quindi, come dire, non mi sono mai messo su una linea di scelta o di tipologia da seguire, anzi il contrario, proprio quello di svariare il più possibile, partendo anche da delle cose assurde, anche da operazioni completamente inventate. È vero che quelle frequentazioni, che erano frutto però di una filosofia, quello di riunire le persone intorno alla tavola e poi far nascere certe cose, io ne ho sofferto molto, perché vedevo un'interazione di un meccanismo in forma privata, che era l'interazione tra produttore, regista, sceneggiatori sulla costruzione di qualcosa, che pensavo potesse essere anche quello che un domani riguardava un altro tipo di costruzione. Invece purtroppo questa cosa, un po' perché era Ugo a crearla e un po' perché era diverso il cinema, questo tipo di interazione nel tempo un po' si è persa, e quindi io ne ho sofferto, perché non vedevo, pensavo che il fatto che certe cose non quadrassero come dovessero, insomma come dovevano sì. quadrare, era proprio per l'assenza di questa interazione anche molto, come dire, molto diversa tra di loro, non solo di personalità di cinema, però che davano spunti, davano idee, davano contrasti, davano la possibilità di creare cose nuove. Pensando a un pubblico più giovane, spesso quando si parla di film di questa generazione, penso a Ugo Tognazzi, ma anche Gassman, De Sica, forse un po' perché sono anche in bianco e nero, li sentono un po' più lontani, quindi fanno fatica ad avvicinarsi a questo tipo di cinema. Voi che consiglio dareste ai ragazzi e ai giovani per avvicinarsi ai film di Ugo Tognazzi? Avremo due posizioni diverse, quindi faccio dire prima a lei. Beh, il consiglio innanzitutto è quello che è stato dato a me, non dico da chi, anni fa: guardare molto cinema è il modo migliore per imparare, e per imparare a capire anche cosa ti piace, per imparare a capire cosa puoi fare. Quindi a dei giovani che si avvicinano a quel cinema, che è un cinema non necessariamente in bianco e nero, ma un cinema comunque del passato, sì. Direi guardate, perché tutto quello che sembra in realtà vecchio non lo è affatto, anzi è il frutto della vera modernità. Tutti noi, anche quelli che pensano di creare un qualcosa oggi di nuovo, si rende poi conto, a volte sapendolo, a volte neanche rendendosene conto, che attinge a qualcosa del passato. Quindi di vivere il passato nel cinema, ma anche nella musica e nella letteratura, in tantissime cose, non come un qualcosa di vecchio e noioso da vedere, ma una fonte di ispirazione costante. Questo sicuramente è giusto, ma secondo me il passaggio successivo, e non è un problema che riguarda i giovani, è un problema che riguarda le istituzioni. Cioè, i ragazzi hanno la colpa di non appassionarsi perché non facciamo abbastanza per farli appassionare e per arrivare a fare questo ragionamento. E questa è una grossa pecca che abbiamo noi come paese, quello di non erudirli a tempo debito, fin da giovanissimi, e soltanto facendogli vedere le cose, spiegandogliele, facendogli capire com'era questo paese nel passato, e quindi potendo tradurre anche attraverso il cinema quello che siamo stati nel passato, loro possono anche appassionarsi a un certo tipo di cinema, indipendentemente se in bianco e nero o a colori. E allora da quello si può arrivare a uno step successivo: quelli che se ne innamorano possono fare un approfondimento come quello che dice lei. Ma troppo spesso si dà la colpa oggi ai ragazzi di non conoscere o non appassionarsi. Forse noi dovremmo farci la domanda: cosa abbiamo fatto per fare in modo che il cinema continuasse a essere amato non soltanto da quelli che lo hanno come spinta naturale, ma proprio come istituzione, cioè proprio come dovere che questo paese ha, visto che il cinema è una piccola parte del nostro patrimonio culturale, che è il più grosso patrimonio che ha il paese.